senza schiantarmi, ce la farò? Ovviamente non ce la farò, ma noi facciamo per il content. Che rimorchio compriamo per la nostra avventura incredibile? No dai, un rimorchio sobrio, quello più grosso, è quello. Io non sono sicuro neanche che riesco ad arrivare alla fine. Mamma mia, tutta Europa così ci dovremmo fare. Questa cosa è folle. Per i DLC che ho al momento, la parte più alta di tutta Europa è Bergen. Quindi Bergen e la parte più bassa è Catania. Il tuo rimorchio attuale non è ammesso in quel paese. Minchia, che è illegale. Ma... prendo un altro rimorchio, ho capito. Oppure, regà, facciamo il meme. Partiamo da Bergen per arrivare a Catania. Guarda che bello che è. Andiamo proprio a Catania in questo punto. Questa è l'azienda più bassa che ci sia. Bergen, Catania. Mamma mia, dovremmo passare praticamente attraverso tutta Italia. Passeremo da Firenze, da Roma. Ma che ne sapete voi con i vostri lavori del lusso? M0RT02 due volte di fi***o. Così sono meno molesto, dai. Cioè, in realtà quello sempre. Battutone! Allora, per prima cosa dobbiamo andare a fare benzina. Quindi andiamo a fare benzina. Io l'ho scoperto il vostro trucco. Arancina lo dice chi è di Palermo. Arancino lo dice tutti quelli che sono dell'altre che non siano di Palermo. Quindi tutta Sicilia tranne Palermo. Quindi arancina si dice solo a Palermo. Nel dubbio arancinu, arancin asterisco. No, levati dal cazzo la precedenza. Pronti, ufficialmente partiti alla nostra carissima Catania. Già ci fanno una multa per velocità, ma manco il tempo di arrivare. Quanto tempo ci metterai? Non ne ho la più pallida idea. Allora, non devo fare incidenti gravi, bene o male. Quindi devo leggere la chat in una maniera sobria. Non ci metterò mai solo un'ora, ragazzi. Mi dispiace, ma io qua devo infrangere un paio di leggi per andare velocissimo. Una, due ore. Ma non è possibile, raga. Cioè, sono 3600 chilometri, raga. Sì, però, signora pattuglia. Ah, ok. Ma basta. Basta. Lei si levi dalle palle. Non mi sono schiantato contro nessuno, che culo. Non si potrebbe sorpassare in galleria, vero? Facciamo un bel ripasso della patente. Teoricamente, strisce così, io posso sorpassare? Io lo vorrò provare, Bus Simulator. Che c'è il Flixbus praticamente. Le strisce continue lo so, tipo questa parte qui non la posso superare. Ok, e fin là c'ero arrivato. Però, avvocati del diavolo, posso? Io se sono un camion e sto in questa posizione, posso sorpassare? Adesso non più. Ma se io vado di qua? Ah, easy, allora. Easy, pedaggio pagato. 93 euro di pedaggio. Minghie. Questa rotonda la conosco. Questa è la famosissima rotonda della Scandinavia. La rotonda quella... salutone, collega. La rotonda quella sotterranea. Famosa, perché ci sono stato una volta. Cioè, non IRL. Qui. Cioè, l'ho già passato questo tratto di strada su Eurotrack per quello. Quindi famosa, ormai. Bello sto ponte. Ma che bello. Ma... possiamo andare a 60 qui, ma noi siamo a 120. Ma fa niente, ragazzi. Perché tanto... chi ci scopre? Tanto siamo pure sotto una galleria. Ma chi ci caca? Siamo pure in undicesima, manco in dodicesima. Potremmo andare più veloci, ragazzi. Porca mignotta. E come l'ha tenuta il surmacchio. Rischiava di trollarla ad inizio game, ma l'ho tenuta. Belline le casine. Guarda che belle le casine di Bergen, della Scandinavia e della Norvegia. Possiamo andare in dodicesima, vai. Ed è qui che raggiungeremo i 150, ragazzi. Questo uomo pazzo li vuole raggiungere questi 150. Però non vuole rischiare di finire in mezzo alle fattorie. Però bello, è proprio un bel paesaggio questo. Guarda che bello, in mezzo alle cose, insomma. Come tutte le cose. Lo ha riempito il rimorchio, è vuoto. Ovvio che è vuoto. Io ci provo. Niente macchine, niente. Mamma mia, sorpasso prima del bivio. E allora neanche rientro in corsia. Vado direttamente qui. Bam. Facile, no? Questa è una legge della strada facilissima. Se tu stai sorpassando e devi girare, fai prima a non rientrare in corsia. Qui. Oh, ci sono le guardie davanti. Salutone, guardie. E vi supero anche se c'ho... se non posso fare nulla. Bisogna concentrarsi, ragazzi, perché si sta facendo buio qui. In realtà possiamo metterci quanto vogliamo. Tanto non stiamo trasportando nessun carico, bene o male, quindi... sexy. Yeah. Benvenuto anche a te. Congratulazioni per il tuo primo mese con il Prime. Accendi gli abbaglianti. Ma perché dovrei? Aspetta, come si accendono così? Perché dovrei, raga? Poi... ma mi ha rifatto gli abbaglianti indietro! Il camionista che stava lì dall'altra parte mi ha rifatto gli abbaglianti addosso. Che scasso. Fatemi raccontare che cosa vi combinerò da ottobre in poi, da settembre, comunque da fine estate. Allora, da ottobre il mio canale diventerà una madonna. Streamerò ogni giorno. Escono due giochi che io voglio giocare e soprattutto in live e portarvi di continuo. Sono definitivi. Esce Far Cry 6. Il giorno 1 che esce Far Cry 6 mi faccio una bella maratona 12 ore in stream e vi porto come minimo su YouTube tipo
6 video al giorno. E poi esce, ragazzi, FIFA 22. Comunque è sempre un po' meh. Però quest'anno, ragazzi, hanno deciso veramente di fare robe fighe su FIFA. Voi potrete creare la squadra da zero con la grafica delle magliette, la grandezza dello stadio, comunque prima non mi piaceva di FIFA, e finalmente hanno messo la possibilità di ampliare gli stadi e gestire l'economia della vendita magliette, biglietti e tutto quanto. Se fate i soldi, fate tanti soldi perché vincete, comunque dovete ampliare il pubblico, avete tanti fan, potete ingrandire lo stadio. Finalmente! Dai, non ti incastrare cortesemente. Quanto stretto. Dovevo andare qui. Minchia, oh. Ma sono le 3.40. Già sta facendo giorno qua. Minchia, ma dove cavolo mi trovo? Siamo ufficialmente arrivati in Danimarca, se non sbaglio. Vediamo dove siamo arrivati. Siamo in Danimarca. Siamo in Danimarca. Un consiglio che vi do: andate a cercare su All Key Shop, perché lì vi dà tutti i siti di Ikea. Cioè vi confronta tutti i siti migliori per l'Ikea, appunto. Quindi io compro sempre da lì. Ogni tanto magari Gamivo, ogni tanto Kinguin. No, bello mio, ti piacerebbe. Invece passo io. Trasparentemente vi posso tranquillamente dire il migliore, secondo me, che io per il momento ho provato, perché non ho nessun competitor che mi dà soldi. Quindi da adesso in poi cercherò, ragazzi, di guidare proprio, vabbè, vado un po' veloce, raga, se no la live dura 14 ore, però cercherò comunque di non toccare nemmeno macchine o comunque toccare guardrail eccetera. Quindi non vedo l'ora che succederà, perché probabilmente sarà una bella clipetta. Sono un idiota. Ma come cazzo ho fatto? Ma scusa, ma l'avevo appena detto. Vorrei prenderne qualcuno di più di DLC, però al momento, regà, figuratevi, non riesco a esplorare nemmeno tutta l'Europa che già c'è di default. Figuratevi se riesco a esplorare anche tutto il resto dei posti. Aspetta che devo sorpassare questo cretino che va lento. Cretino. Mi raccomando, anche su YouTube, pollice in su, iscriviti, commenta, condividi il video su Facebook e su Twitter. Io mi ricordo ai tempi dicevano: condividi il video su Facebook. Mamma mia, che bei tempi. Erano bei tempi, perché Facebook era ancora importante per noi giovani. Cioè si facevano un sacco di robe. Tipo Shade è diventato famoso grazie a Facebook. Francesco Sole è diventato famoso anche grazie a Facebook. Non lo so, Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Giuseppe Sabio, sono tutti diventati famosi grazie a Facebook. Una volta Facebook era il nuovo Instagram, era il nuovo TikTok. Porca mignia. Vabbè, mi sono schiantato con Triconi quando non esisteva IG. Infatti era molto sottovalutato Instagram ai tempi. Instagram ai tempi non aveva nulla. Non aveva storia, nulla, video, reel, niente. Potevi mettere le foto, ero stupido, no? Guarda quanto... stavo per schiantarmi contro una macchina. Raga, schiantarmi contro una macchina o contro un camion vale come aver perso la challenge. Ricordiamo. Quindi comunque bisogna stare attenti, raga. Piano, piano, non schiantarti. Mamma mia, stavo per morire. Piano. Non ti schiantare. Però ho sentito uno sbadiglio. Mi sa che al prossimo autogrill mi devo fermare a dormire. No, il letto è diventato rosso. Devo dormire. Dovrei bere un po'. Ma io ho ancora un po' di no lag da bere, ragazzi. Nolagenergy.com. Surmacchio, 10% di sconto. Codice sconto surmacchio. Use that. Sono il più veloce del far web. Ma quanto sono veloce! Testina, acceleri per cortesia. Non ho tempo, Devo fare tutta Europa in una live. Devo sbrigarmi. Dai, muoviti che ti sto dietro al culo. Non vedi? Dai, però. Smuovi un po' sti cavalli. Vadi, si sbrighi. E io mi tocco. Ah, vabbè, ma sei una testa di cazzo. Allora, si fa benza. Questa macchina qua sotto di me, io non la posso investire, perché oggi sto facendo una cosa seria. Veramente terribile. Vabbè, ne approfitto per spammarvi. Allora, a questo punto, ne approfitto per spammarvi Amazon Prime, che vi permette di abbonarvi in modo totalmente gratuito sul mio canale Twitch, per avere tutti i vantaggi degli abbonati normali. Tutto quanto bello, far parte dello yacht della community più ricca del web, senza spendere un euro, e soprattutto supportare economicamente il canale, il che mi permette di mangiare. Ma io come pretendo di arrivare a Catania qui, che con lei che mi rompe i coglioni? Io lo vorrei sorpassare troppo, però raga, c'ho paura. E levate, oh. Qui prima di sorpassare si fa notte. Invece no. Dai, ma perché frena? Ma pezzo di me. Ma dai, ma superalo. Raga, mi fa male il culo. Bella, raga. Mi si abbronza il braccio sinistro. Io so già che mi schianto. Mamma mia, la stavo per toccare. Le mie live sono praticamente cantare canzoni che tanto nei VOD non si sentono. Quindi perché? Sta canzone è bellissima. La dedico a tutte le mie ex. Tranne quella che ha un figlio. Quella è un po' too much. Devo girare! Da un mese! Ah! Ma che cazzo è successo? Ma ha sbattuto la... Mi sono cagato due volte!
Oh, a teste di cazzo. 150, raga. A 150 stiamo, mi raccomando. Ci sono le guardie. Mani alle 10:10. Si sta facendo giorno, così almeno ci vediamo qualcosa. E finiremo sicuramente la challenge di mattina su Eurotruck. Però, avvocato, dai, quanto vai lento. Ho capito che siamo in un coso urbano. Ma levati dai coi. Manca poco. Siamo arrivati al porto dello stretto di Messina, se non sbaglio. Eccolo lì, infatti. Ci manca da prendere il traghettino. Let's go. Dobbiamo andare adesso a Messina. Palermo purtroppo è irraggiungibile per il tour, diciamo. Gara clandestina, brother. Gara clandestina, brother. Lo facciamo per la family. Deja vu. Oh, me sta ripià. Oh, testa di cazzo. Puppami la fava. Adios, fallito. Ora sì che sono molto più rilassato. Dai, non manca tanto, dai. Oh, gara clandestina pure tu? Coglione. Non mi ripiglia il bastardo. Oh, ma che cazzo fai? Mi ripiglia. Oh, figlio di puttana. Let's go, guys. Ci siamo quasi. Nel punto più basso del gioco. Siamo arrivati nel punto più basso dell'Europa. Yeah. Yes. Eccoci qua. Siamo nel punto più basso di Eurotruck. Yeah. Noi e il nostro camion siamo ufficialmente arrivati da Bergen. Quindi abbiamo fatto il tragitto da Bergen, tutto quanto Europa, fino a qui, in 2 ore precise. Ho ittato adesso le 2 ore di registrazioni. Precisa. Di registrazione precisi. Congratulations! Adesso dobbiamo fare ritorno, perché giustamente era andata a ritorno. Giovani, grazie per aver visto questo motherfucking video. Io vi ricordo, se non l'avete già lasciato ad inizio video, io non capisco proprio perché non l'avete fatto, di mettere like, di iscriversi, mettere la campanellina, fare tutte le cose, tutto quanto bellino, incredibile, pazzesco. Io vi ricordo di venire su Twitch, perché lì ci divertiamo un sacco, famo tutte le robe. E con Amazon Prime, tra l'altro, potete fare la sub gratis. Descrizione, tutti quanti social, tutto bello. Noi ci rivediamo alla prossima, mi raccomando, fate i bravi. E soprattutto adesso inizia la scuola, tra poco, quindi finite di studiare. Ma che state aspettando? E andate tutti a fare in culo.